Un cordiale buongiorno da Ponte di Legno, oggi sabato 20 luglio dell'anno Domini 2024, che dire, downhill, ma downhill tranquilla, quieta, una easy perché naturalmente è legata ai giovanissimi, quindi sono bikers in erba che scendono naturalmente direi così, diciamo, contro la gravità, ma soprattutto in questo nuovo circuito che è il circuito dainese Gravity Slam. Siamo alla terza prova su sei previste, naturalmente dopo l'apertura a Brescia e quella di Borno. Bike Adventure è ancora ovviamente protagonista indiscusso proprio oggi. Qui alle mie spalle c'è la risalita tramite la gondola, come la chiamano i tedeschi, che porta in quota gli atleti che su due manche poi daranno vita a questa meravigliosa e spettacolare disciplina che è la downhill. Ma una downhill, chiamiamola tranquilla, ma non tanto tranquilla, perché i bimbi dai 7 ai 12 anni sicuramente venderanno cara la pelle per poter vincere questa terza tappa. Per il momento è tutto e a breve inizierà la gara. Pochi istanti prima dello start, fissato per le 15.30, in scena le categorie, chiamiamole, dei più giovani di questi G1, G6, saranno quelli di 7, 8, 9 anni che prenderanno in via in questa terza prova di dainese Gravity Slam 2024, dopo Brescia e Borno. Matteo Drazzani, non soddisfatto, soddisfattissimo perché qui in loco, prima edizione, hai trovato la collaborazione da parte di tutti, naturalmente sei una garanzia con il tuo Adventure Team. Sì, non ne avevamo ancora pensate abbastanza quest'anno e quindi abbiamo pensato anche di venire a Ponte di Legno. È stata una piacevole scoperta. Ponte di Legno è un territorio molto grande e molto attrezzato per il ciclismo, per le discipline del gravity, e questa prima edizione del Gravity Slam a Ponte di Legno ha trovato subito grande disponibilità e grande condivisione, prima di tutto con l'amministrazione comunale, ma devo dire anche col consorzio Ponte di Legno Tonale. Quindi anche in questo caso si stanno unendo forze per creare nuove sinergie e dare nuovi stimoli proprio al ciclismo, così come il Gravity Slam è proprio un nuovo stimolo per questa disciplina di discesa legata al mondo dei giovanissimi. Che dire, dainese come sempre in prima linea, ma soprattutto con qualcosa di bello, perché proprio invoglia questi ragazzini giovani ad affrontare la tra virgolette negatività, nel senso proprio il gravity, questa easy downhill. Cosa possiamo dire su questo kit che dainese mette a disposizione? Perché è un kit che, se uno lo acquista di botto, costa un patrimonio, però è di due parole Matteo su questo. Sicuramente aver
trovato l'appoggio di Dainese per questa nuova forma di disciplina nel mondo dei giovanissimi è stata una soluzione strategica, perché la normativa federale prevede appunto un abbigliamento completo, dal casco integrale, pettorina, gomitiere, ginocchiere, e non tutti i genitori sono disposti per una tappa a spendere cifre di 300-400 euro per vestire i propri figli. Grazie a questa collaborazione con Dainese siamo riusciti a proporre il noleggio del kit a un prezzo veramente popolare di 15 euro, offrendo la disponibilità alle società e alle famiglie di iniziare, di far iniziare ai giovani atleti e atlete questa nuova disciplina senza dover investire i capitali. Quindi anche questa soluzione porta a nuovi sviluppi, nuove opportunità in questa categoria, e c'è proprio bisogno di lavorare sui giovani. Noi da qualche anno abbiamo scoperto queste categorie giovanili e devo dire che è uno spettacolo. Ci sono grandi risultati, non sportivi, ma proprio di empatia, di veder crescere i ragazzi in questo ambiente sano e spettacolare, e quindi continueremo a impegnarci in questo ambiente. Bene, allora, pochi istanti alla partenza fissata per le 15:30, sono due le prove, 700 metri per i più piccoli, 900 metri per i più grandi, come diciamo tracciato di sviluppo. E che dire, veramente più di 80 questi piccoli meravigliosi, chiamiamoli downhiller in erba, e da qui a breve vi daremo anche i risultati. Like a superfly disco.
sotto lo sguardo attento di babbo, mamma e di sorella. Si vede che il pilota ha una PNC. Sono Nicola Ballini e vi aspetto nel mio studio di Torbre Casaglia. La mia vita. Per allenamento accetto i sacrifici e la fatica, ma solo io conosco il reale valore di tutto questo. Le gare, l'adrenalina, il confronto con le mie avversarie per puntare al mio obiettivo competitivo. Con lo sport ritrovo sempre me stessa. È lo sport che mi dà la forza e la mentalità per superare i limiti davanti a qualsiasi difficoltà.
Bene, siamo anche con Matteo Aielli, che rappresenta il consorzio turistico Ponte di Legno Tonale, per quanto riguarda il Comprensorio Bike, perché c'è veramente una bike arena unica, concedetemelo, a livello planetario, perché Ponte di Legno Tonale non è secondo a nessuno. Quindi, caro Matteo, ospitare una gara del dainese Gravity Slam per quanto riguarda i giovanissimi, assieme al comitato organizzatore, che ovviamente è a capo di Bike Adventure Team, Matteo Pedrazzani, è stato veramente, direi, qualcosa di importante, perché avete capito quanto è importante investire sui giovani. Ecco, l'hai detto bene, e io ringrazio l'organizzazione, perché appunto per noi investire sui giovani vuol dire seminare per il futuro, e seminare in un campo come quello delle due ruote grasse per noi è solo oro, e vogliamo offrire al turista che arriva in località dei servizi sempre migliori. Stiamo lavorando tantissimo sul park dove avete operato voi oggi, ci stiamo dando da fare anche sui trail naturali per far sì che comunque l'offerta sia sempre migliore. Abbiamo terminato una giornata, direi un pomeriggio impegnativo, questo terzo stage di dainese Gravity Slam qui a Ponte di Legno. Matteo Pedrazzani, soddisfatto, contento, ma soprattutto abbiamo dato spazio a quasi 80 giovanissimi che veramente hanno dato prova di essere dei funamboli. Una giornata meravigliosa, sorrisi, emozioni, colori, davvero uno spettacolo, questi bambini ci emozionano sempre più. Ora abbiamo terminato una giornata iniziata alle 11:30, siamo contenti per il risultato ottenuto, un ringraziamento all'amministrazione, un ringraziamento al consorzio Ponte di Legno Tonale, un ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato, e ora avanti tutto con questo Gravity Slam, un circuito che sta dando grandi soddisfazioni, e spero di incontrare ancora un sacco di bambini come oggi in tutte le prossime tappe. Ciao, ci vediamo su MTV Channel, a presto. Piccolo ma veramente un peperino, peserà sì e no con la bicicletta.